difficile spiegare, non so nemmeno dove e perché hai perso le parole, ma se tu vai via, porti i miei sogni con te. Rosa Chiodo che vi aspetta dal 13 di dicembre al Teatro Totò con Song Sud, uno spettacolo, mi raccontava l'altro giorno, che sta preparando veramente molto 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 bene, ma non abbiamo dubbi, no, per la nostra... Con la voce di Rosa. Rosa Chiodo. E oggi il caffè, il nostro caffè offerto da Caffè Del Re, il caffè più buono sulla piazza, lo prenderemo con... un artista giovane, reduce da Ti va di cantare, ma non solo, perché il suo percorso ce l'ha, il nostro Ciro Taurino. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno, come stai? Tutto bene, voi? Tutto bene, grazie. No, tu sei sempre stato accompagnato dalla tua fidanzata, che oggi, vista l'ora, non vedo. No, perché è infatti bella lei. Penso che sta dormendo. Sta dormendo. Bella lei. No, mi sta guardando, anzi, la saluto anche. La salutiamo anche noi. Noi abbiamo un po' di cose da chiederti. Dimmi tutto. Esatto. Allora, diciamo che la cosa che più ti ha caratterizzato questo tuo percorso di Ti va di cantare è questo fatto che cantavi in italiano e in napoletano. Sì. Quindi tu ti senti più sicuro quando canti in napoletano, diciamo? Allora, io il mio percorso è nato come cantante neomelodico napoletano. Mm. Ovviamente a me piace anche la musica italiana, quindi l'ho sempre cantata, anche durante i piano bar, però quello che mi caratterizza di più è la musica napoletana. Senti, la sento tua. Mia proprio, sì. Hai fatto un termine neomelodico, no? Oggi si scappa da questo termine, un po' viene anche detto in modo... Sempre ho avuto la sensazione venisse detto offensivo. Anche in modo un po' dispregiativo. Invece no, voglio dire, neomelodico, nuova melodia... Molto spesso anche Baglioni, no? Può essere ritenuto, magari se fosse stato qui a Napoli avrebbero detto ma Baglioni canta un poco ma il discorso è che per me la musica è musica, ora qualsiasi genere si canti la musica è musica. Quindi... E cosa ha rappresentato la musica nella tua vita, di là sia italiana o napoletana? Allora, partiamo dal fatto che la musica non c'è stata sempre, devo dire la verità, perché la mia carriera, diciamo, artistica è nata con tutt'altro. Con sassofono, io studiavo sassofono per 7 anni e poi dopo il sassofono illusionismo. Quindi illusionismo, sì. Quindi faccio spettacoli di magia. Ah, ecco. Te lo dovevi dire, no? Bellissima questa cosa. È proprio grazie a questo, sì. Dopo tantissimi spettacoli ne ho viste di tutti i colori, quindi so anche relazionarmi un po' con il pubblico. Che bello. Certo, bello gli spettacoli di magia. Poi dopo. È nata la musica, perché devi sapere che io sin da bambino provavo a scrivere canzoni e non riuscivo a mettere due parole una vicino all'altra. Poi un giorno riuscii a scrivere una canzone e da quel momento scrivo sempre. E quando hai iniziato proprio a capire? C'è stato un momento, un episodio, un'età particolare? 3 anni fa. Quindi 17 anni. Ecco, quindi nell'adolescenza, anni, sì. Non sei uno che dici da bambino no. Io ho deciso di fare... Però ho sempre cantato, però non avevo mai questa ispirazione forte. Anche perché, diciamo, Taurino è un nome abbastanza conosciuto a Napoli, sì. Tu sei un po' nipote d'arte. Di Mimmo, sì. Di sì. Mimmo Taurino, che salutiamo, tra l'altro. Lui è di Barra anche come me, Mimmo. Sì, sì, quindi sì. La mia famiglia. Io, anche io tu sei di Barra, siamo tutti barresi. Senti, e oggi ci presenti un inedito, sì. Di cui parleremo dopo, però abbiamo chiesto anche di cantare una cover. Quale hai scelto? Sempre una canzone mia, sempre del disco La Prima Luce, sì. Mm-hmm. Chi si scorda di te? Allora, sempre scritta da me e arrangiata da Antonio Visco. Il palco è tuo. Grazie. Un secondo solo e mi innamorai di te, il bello come un mare solo. Tu fissavo cielo, ma io fissavo a te, e di niente sapevo tutte noi. Mentre ti guardavo, ti accorgiste tutte cose, e allora ti guardava sempre più, e con un sguardo ci capite che era tutta vita mia.
cadore era una melodia per me, ma ormai ci verso tutti i nomadi. Chi mi carezzava e chi quando si fermava, ma almeno si fermava insieme a te. E poi uno si chiude, ti portate tutti me. Chi si scorda più e che gli sera non stava mai a te. O mondo non esisteva più, io ti si fermava quando che li mano ma passava una faccia. Ciro, viva prego. Napoli, prego. Vieni, siediti di nuovo con noi. Hai qualche punto di riferimento? Certo. Ah. Sì, sì, sì. Il mio punto di riferimento è sempre stato Gigi D'Alessio. Ecco. Si sapeva, penso, da quello che abbiamo sentito. Sì, sì, sì. Vabbè, concordo. Bello. Allora, come ti vedi tra 10 anni, Ciro? Tra 10 anni? Sì, dai. No, in realtà, una proiezione un po' nel futuro. In realtà non ci ho mai pensato. Pensiamo se adesso insieme. Sì, spero comunque di continuare a vivere grazie alla musica, quindi cantare e farmi conoscere da più persone possibile. Questo vuole continuare nel, sì, nel mondo del canto. Una carriera da cantante. Sì. Sì. Neomelodico. Cioè lui proprio... Lo sente suo, l'ha detto ma all'inizio. Poi il neomelodico che arriva anche a Sanremo oppure non ti interessa? Guarda, vogliamo fare un bel festival di Napoli. Io l'ho detto alla semifinale di Va di Cantare. Comunque mi avete confuso un poco tra italiano e napoletano, quindi diciamo che adesso durante la giornata sto ascoltando parecchie canzoni italiane che prima non ascoltavo. Sì. Quindi diciamo che forse la maggior parte delle canzoni che ascolto in questi giorni sono proprio italiane. Quindi mi avete un poco modificato. Se stavate provando questo ci siete riusciti. Senti, ci hai fatto ascoltare questo inedito che hai scritto tu. Sì. In un momento particolare della tua vita è un qualcosa che ti rispecchia o un po' tutte le canzoni che secondo me scriviamo, sì, no? Ci rispecchiano. Qualcosa c'è sempre in qualche sempre canzone. E che cosa? Magari tu l'hai ascoltata la canzone? Sì. Ok, chi si scorda di te? Quindi magari l'ha dedicata a una ragazza che... Che non ti sei scordata. E la tua fidanzata è d'accordo su questa cosa? No, perché vabbè, ci sto guardando. Può essere che magari era lei. Un momento di litigio. Ah. Vedi, però lui è furbo. Esatto, se ne sa uscire dalla situazione. E invece il prossimo inedito che ci fa ascoltare? Il prossimo è sempre c'è scritto da me. No? Sì, da poco è uscito il videoclip ufficiale su YouTube, su Shazam, da tutti... Come si intitola? Rim Kajafa. E lì è un momento di incertezza, magari canto in italiano, in napoletano, Rim Kajafa. No, sì, vabbè, in pratica racconta la storia di un ragazzo che vuole a tutti i costi avere una ragazza e si spiega appunto, si domanda cosa deve fare per conquistarla. È sempre l'amore, vedi, ogni sempre giornata l'amore. Dell'amore. Sì, vabbè, ma io sono proprio romantico. Bene. Proprio... Bene. Rischi, tu rischi in amore. Sei sempre stato uno che si è fatto avanti, io ho sempre aspettato dall'altra io parte. Io personalmente sì, faccio il primo passo. E poi vedo come va la storia. Dipende se sei stato più volte fortunato o più volte sfortunato in questo fortunatamente senso. Fortunato. Vedi, si vede che è uno che piace che il nostro piace, Ciro. Che ci sa fare. Dai, Rim Kajafa. Rim Kajafa. E c'è anche il video curato da? Il video curato da... Non mi ricordo il nome, però curato da qualcuno. Da qualcuno. No. Importante, va benissimo. Prego Ciro, vai. Solo sguardo di un cuore perso ormai, ma
questa vita mia. Non può pretendere nada la assicurata, si risonava. Farò di tutto per averti accanto a me. Non posso chiudermi sapendo che la c'è. Una ragazza che ha rubato il mio cuore e adesso vuole andare da un'altra e non da me. Che c'è il rito del caffè perché la verità che sono venuto proprio per quello. Ah, ecco. Vedi? Anche perché il nostro caffè, Caffè del Re, porta fortuna, eh? Sì. Preso, ah, allora prendiamo, noi facciamo il brindisi. Magari dopo prendi un gratta e vinci. Chi perfetto. No, porta fortuna sempre in ambito lavorativo. Se esatto. Io però riuscissi a, ecco, un po', via. Un po' di forza, hai ragione. Sì, sì, sì. Ciro, siamo progetti qui. Futuri. Sì, allora io ho varie idee e vari progetti, uno molto importante, però non voglio svelare niente, altrimenti svelo e poi magari per qualunque motivo non si può fare. Ma nemmeno, nemmeno proprio una cosa così, un accenno. Un accenno? Preferisco proprio di no, perché poi dopo se ci mangiano, sì, no, ma più che scaramantico è per chi mi segue, dopo dico una cosa e senti, se magari mi dicevi prima, tu hai anche insomma... una gran bella palestra che sono le serate, piano bar, no? E lì sì, veramente sì, sì, sì. Insomma ti formano perché ti danno proprio modo anche di approcciare col pubblico. Come sì. È possibile contattarti? C'è una pagina Facebook? Sì, allora c'è la pagina Facebook, è Ciro Taurino fanpage, Instagram Ciro Taurino Official, tutti... dove ci sono tutti i contatti oggi, artistici. Sì. Oggi il dove social è importante, trovare, no? Esatto. E quindi contattate il nostro Ciro perché vi assicuro che insomma, vi tiene in compagnia durante i vostri eventi e le vostre feste. Certamente. Senti, ma tu ci pensi anche alla vita privata, matrimoni, figli? No, ancora no, è presto. Sono 20 anni, no? Questa domanda. No, è troppo presto, Prego. È presto. Ti ringrazio però per la domanda.
Quindi, come si chiama la tua ragazza? Maria. Maria, aspettare un po'. Sì, sì, ma no, non un po', forse un po' parecchio. No, ma cioè, questa non ha proprio intenzione, Maria. Facciamo un brindisi col nostro caffè del re. E Ciro, io ti auguro veramente... Ti ringrazio. ...tanta fortuna, perché meriti. Sei grazie. Soprattutto una brava persona, oltre che un bravo artista. Buonissimo questo caffè. Grazie a Ciro Taurino per essere stato con noi. Ciro. Torna ogni volta che c'è una novità da presentarci.